partito, ho preso il treno, sono andato all'aeroporto di Forlì. Sono stato 15 giorni, abbiamo fatto il pieno dei soldati che dovevano essere trasferiti, si dormiva in una chiesa, con la paglia per terra. Alla sera smucchiavi la paglia, alla mattina la smucchiavi, pulce, cimice, tutte formiche. Siamo stati 10 giorni, poi abbiamo preso il treno, siamo andati a San Pietro di Gorizia, in confine con la Jugoslavia. Poi da lì ci hanno mandato a Mostar, sempre laggiù in, come si chiama, in Jugoslavia. Alla notte andavamo di pattuglia con i carabinieri perché i partigiani slavi facevano saltare i binari delle ferrovie e noi dovevamo andare via la sera, stavamo fuori tutta la mattina. Però, vedi, la guerra, quando uno c'è un nemico, la guerra, il nemico ce l'ha davanti, ma noi il nemico ce l'avevamo da tutte le parti, perché c'erano i partigiani, no? Invece quando c'è la guerra il nemico ce l'hai davanti, non so se mi sono spiegato. Alla notte, alla mattina si ritornava, la paura, il freddo, la mia mamma mi ha mandato un paio di cassettoni di lana, andavano bene per il freddo, ma le scarpe erano di cartone. Come si fa a fare la guerra con le scarpe di cartone? Ha capito? Tu quanti anni avevi quando è iniziata la guerra? 19 anni ci avevo. Poi, volevo dire un'altra cosa. Anche lì dove eravamo noi, a Gorizia, eravamo 500 soldati, dormivi per terra, dormivi. Una volta ho fatto un temporale al mese di agosto, di luglio, agosto, siccome da loro c'è il Gran Turco, non è come in Italia, c'è un Gran Turco alto come da qui il soffitto qui. È un'altra qualità, è un'altra. Però lì comincia a piovere, un temporale, la strada davanti era un fiume. Noi eravamo 500 soldati, dormivamo per terra, i pagliarici dormivano, venivano su a gallo, venivano su, capito? E sicché era brutta la faccenda. Poi da lì sono rientrato in Italia e sono andato al Ministero dell'Aeronautica. Dormivo alla caserma Romagnoli. E lì è successo l'armistizio all'8 settembre, lo sbandamento, cioè per riposo, lo sbandamento, ci chiama, eravamo 5.000 soldati, lì ci chiama il colonnello, un tenente colonnello Marco Fossa, romaiolo, va in un balcone lì, ci fa la donata e dice ragazzi ci troviamo in un grave pericolo, si salvi chi si può salvare. Allora noi abbiamo preso la strada, ognuno per conto suo. Siamo partiti alla sera, al giorno, pomeriggio, e siamo andati fuori da Ponte Milvio. Abbiamo dormito, eravamo io e un altro paesano mio, come me, un ragazzo. Abbiamo dormito in un fossato. Poi da lì abbiamo dormito alla mattina, siamo rientrati lì in quella piazza, abbiamo comprato un po' d'uva per mangiare e poi siamo rientrati in caserma. In caserma ho trovato ancora, c'era un po' da mangiare, un po' di parmigiano, le sigarette, si erano preso un po', poi siamo partiti. Poi sono partito e sono andato a casa mia. Ci ho ballato una settimana per andare a Ah casa. sì? Il bombardamento di Roma, lì davanti alla caserma, via Romagnoli. Lì davanti c'è la città universitaria. E c'era un reparto di tutti i mutilati di guerra delle gambe. Lì ha preso il bombardamento e so quanto è morto. Perché dalla caserma Romagnoli la città universitaria, c'è la strada che divide. Ha preso il bombardamento a noi, ci ha rotto tutti i vetri e le finestre. Ha incominciato dalle 11 fino alle 2 il bombardamento. 3 ore. Ogni 10 minuti c'erano ondate di questi bombardamenti, hai capito? E ha fatto parecchi morti. Mi ricordo che è venuto giù il Papa, quello che era proprio serio, che non usciva mai. Pacelli si chiamava, mi sembra. Pacelli. Nel tuo ruolo, cosa facevi in guerra? Se facevi servizio, andavi di pattuglia, montavi le guardie, montavi. Poi quando sono andato lì al Ministero dell'Aeronautica, alla caserma Romagnoli, facevo il cameriere, la messa di sottufficiale, lì stavo bene, stavo, capito? Quando stavi in Jugoslavia? E lì facevi le guardie, andavo di notte, di giorno, sempre così, facevi, sempre a controllare, a guardare perché c'erano i partigiani, c'era. Poi l'abbigliamento era scarso. Proprio scarso era, non c'era, mancava tutto, mancava. L'abbigliamento faceva pena, perché c'avevamo i pantaloni della cavalleria, se c'è la fotografia a casa, con le fasce, non sa cosa sono le fasce, No. le rotolavi nelle gambe.
tutte le fasce, come mettevano le fasce ai bambini, di tela. Invece di appartare i gambaletti, ti davano le fasce, legavi i pantaloni con le fasce. Quando camminavi ti cascavano ancora, ti cascavano, hai capito? E mangiavi patate, molte. Poi, ho detto, quando sono trovato in Jugoslavia, c'erano due paesani miei, uno era di Lamoli, stavano in cucina. Questi erano parte dell'esercito, io ero dell'aeronautica. Alla sera eravamo cinque di Urbania, andavamo da loro a mangiare un po' di verdura, un po' di brodo, perché c'era niente, c'era quando uno c'ha 19 anni, l'appetito ce l'ha l'appetito. E poi io non fumavo, ma dopo ho imparato a fumare, perché fumando le sigarette ti leva l'appetito, ti leva. Allora se fumavo le sigarette, le militi, era la peste, la cattiva, cattiva proprio, ma non, per carità, neanche a nominarla. Poi alla sera, quando andavamo via da questa caserma, dove c'erano questi due paesani, ci diceva in dialetto, bordei, bordei vuol dire ragazzi. Non so se spiega, dice andate a casa presto perché lo sapete, se il partigiano si deve prendere per fare la festa. Ma noi sotto le armi ci davano, quanto non c'era da mangiare, la galletta così, quadrata, dura come i sassi, quella si teneva per riserva quanto non c'era da mangiare. C'aveva 40 buchi, c'aveva. Come comunicavi con i tuoi Io gli familiari? scrivevo la lettera, gli facevo una lettera, si scriveva apposta militare per nascondere. Perché non dovevano sapere dove si faceva il servizio. Insomma, facevo tizio e Caio, posta militare, numero, dopo loro lo sanno, capito? Sì, Sì. quando è finita la guerra abbiamo trovato le macerie, abbiamo trovato, specialmente Urbania, il paese mio, è stato bombardato, ha fatto la balestra di 300 morti, e tra i quali al mio cognato è morto il padre, la mamma, un fratello, due sorelle e due nipoti è morto. Era il 23 gennaio del 1944, mi ricordo. Le paure Sentimenti sono che tante, provavi. perché quando c'è la guerra tu non sai quanti arrivano i bombardamenti, non sai, ti trovi un po' al buio, diciamo. Guerra è guerra, è inutile discutere, lì non si sbaglia. La guerra non bisogna neanche nominarla, perché chi non lo sa, chi non l'ha fatta non lo può capire, capito? Questa è come la miseria. Quello che è stato sempre bene, la miseria non lo sa come è fatta, capito? Bisogna provare le cose, ecco.